This episode is brought to you by Meta for Work. It's not just sci fi anymore. Virtual and mixed reality are transforming how business works. Architects can use mixed reality to walk through buildings that aren't even built yet. People from around the world can meet up in more immersive ways, working shoulder to shoulder in virtual spaces to get real work done. And all sorts of professionals are getting hands on training in safer, more cost effective virtual environments. Meta for Work Work smarter, closer, safer, together. Visit forwork.meta.com to learn more. Dolore nel flow, quello di chi racconta ciò che vive, quello di chi fa musica per scappare da se stesso e da una vita poco clemente. Ma come diceva lui, X, più ti tiri indietro e più ti tiri in ballo, quel dolore che accomuna i nomi dei tanti, troppi, giovani artisti che sono deceduti negli ultimi anni, ad età che non sono umanamente contemplabili. C'è chi inconsciamente desidera morire per essere elevato a leggenda e poi c'è chi invece muore davvero, lasciando il vuoto attorno a sé. King Von, classe 1994, muore qualche ora fa in un nightclub ad Atlanta a seguito di una sparatoria, chi è stato secondo me relativo, perché le cause non sono nulla più nulla meno. Che per quelli che si possono definire futili motivi davanti all'importanza della vita. Nato a Chicago, in Illinois, trascorse la maggior parte della sua vita in un orfanotrofio, lo stesso complesso da cui proviene il rapper e amico d'infanzia Chef Keith. A 13 anni iniziò a compiere le prime azioni legali. E all'età di 16 venne arrestato per la prima volta. Questo fu l'inizio di una lunga serie di problemi legali per il rapper. Nel maggio 2019 aveva rilasciato il singolo Crazy Story 2.0 con Lil Dark, raggiungendo la quarta posizione nella classifica Under Hot 100. -800. Il 19 settembre 2019 aveva pubblicato il suo primo album di debutto, composto da 15 tracce, Grandson Volume 1, debuttando in Billboard 200. Il prossimo disco, purtroppo, sarà postumo, perché questa strage hip hop di giovani personaggi tra vite sregolate, droghe e armi, ormai sembra non cessare più. E come gridò Er Satana di romanzo criminale poco prima di morire per mano della banda, Sto Cimitero ha da chiudere. E questa frase fa da eco, perché non è vero che è necessariamente meglio una vita breve ma intensa quando il concetto di intenso si incarna in una sparatoria in un club a soli 26 anni.